Morto Massimo Cannizzaro, attore imitatore napoletano, diventato famoso durante il periodo del lockdown. Il 41enne, secondo quanto si apprende, combatteva da qualche anno contro un brutto male, che si è ripresentato dopo una breve convalescenza e guarigione. La sua inimitabile parodia del governatore Vincenzo De Luca gli aveva fatto guadagnare grande popolarità durante il lockdown, tantissimi messaggi di cordoglio sui social.